Buonasera, buona domenica a tutti, come state? Allora aspettiamo che arrivi la notifica. Maria, buonasera! Buonasera! Lo diciamo buonasera a tutti? Diciamolo! Buonasera! Ah, buonasera a tutti! Allora Maria, un pochetto, proprio un pochino, abbassiamo poco. Vediamo chi c'è in diretta con me stasera. Va bene così, faremo l'appuntamento per l'appuntamento settimanale di Cucina anche tu con Michela ed è la serata dedicata al dolcino. Avete visto? Ah, ecco qui, adesso è arrivata la notifica. Vediamo se ci siete tutti. Vediamo. Allora, già vi vedo, si sente? Io lo chiedo. Ciao Teresa, tesoro, buonasera. Teresa, mi senti? Vediamo se mi sentite. Allora, io prima di iniziare, ciao Vanessa, ciao Carmela, voglio ringraziare la Dere Faraon e Imma Scognamiglio che hanno realizzato i biscotti alla marena insieme ad altre persone che mi hanno mandato le foto in privato, Maria, Francesca, Elena ed altre persone. Grazie di cuore, vero? Allora Vanessa, dimmi. Ah, grazie tesoro, grazie, è stato un evento bellissimo in uno scenario meraviglioso di Procida, che è una cornice molto bella, turistica, d'attrazione, che è il piccolo porticciolo di Procida, turistico dall'altra parte, che si chiama Marina di Chiaionella, e lì abbiamo fatto l'evento. Ciao, buonasera, uè, Ciro, eccoti, ti vedo, eccoti qua, uè, buonasera. Allora, nei sondaggi delle stories avete deciso voi che dolcino preparare stasera. C'era l'imbarazzo della scelta tra la caprese al limone, che è una ricetta che faceva mia mamma e che io spesso faccio ed è veramente buona, molto semplice, facile da fare veramente, però è bellissima ed è buonissima. E poi c'è la torta morbida di pesche, che praticamente è una torta estiva, e avete scelto la torta di pesche. Io in effetti le ho preparate entrambe, per cui vi farò vedere il prodotto finito della torta morbida di pesca, però la andiamo a preparare insieme, va bene, perché l'avete scelta voi. Dopodiché vi farò vedere il risultato finale della caprese al limone. Cosa dici Vanessa? La decina di giorni fa, bella tesoro, che bello, grazie. Ilaria, tesoro, Anna Maria, Maria, anche per me è bello rivedervi tutti quanti. Fiorella, buonasera. Allora, indossiamo il grembiulino, vedete, quindi avete scelto voi. Questa l'ha scritta mia figlia. Aspettate, così non fa ombra la torta di pesche. Quindi andiamo a fare quella. Veloce una favola, vediamo se c'è anche il mio amicone Mario, che da un bel po' che non lo sento. Chi c'è qui? Luigi, buonasera. Vincenzo, buonasera. Allora, indossiamo il grembiulino, anche se in realtà non ce n'è bisogno, però lo indossiamo perché c'è sempre qualcuno che può dire: il grembiulino si mette, il capello così. Avete ragione, però ovviamente quando io lavoro nelle cucine, e ci tengo a dirlo, nelle cucine, non nella cucina di casa mia, nelle cucine dove lavoro io, insomma, pasticcerie, Risto Pub, bar, eccetera, ovviamente ho la divisa, i capelli raccolti, senza nulla e via. Quando invece sono a casa mia ed è bello parlare con voi, diciamo, crea una sorta di salotto, quindi anche è bello ritrovarsi in un certo, vestirsi in un certo modo e trasmettervi una semplicità ma allo stesso tempo eleganza anche in cucina, perché anche in cucina si può stare così. Allora, vediamo, che dici Agata? Somiglia ad una persona che non arriva a partecipare al Grande Fratello? Non ero io. Al Grande Fratello non ero io. Ma la sentite la musichetta bella 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 che ho messo? La sentite? Ciao Vincenzo De Santo, buonasera a te. Pina, tesoro, amore mio, buonasera Nunzio. Allora, non ci perdiamo in chiacchiere. La sentite la musica? O devo alzare un pochetto? Maria, alza solo una sola. C'è sempre mia figlia di là. Si sente bene? Allora si sente. Perfetto. Allora,
iniziamo, accendo la lucettina, mi giro verso di me, anzi vi avvicino verso di me. America tesoro, per la ricetta della pizza veloce veloce cotta in padella che ho fatto ieri sera, la posterò a breve, eh? Magari facciamoci prima questa diretta, domani vi posto la ricetta della torta di pesca e poi dopodomani vi posto quella della pizza, va bene? Allora, pronti? Carichi? Andiamo! Allora, due uova intere. Uno. Due. Mi pulisco le mani. E andiamo con 200 g di zucchero. Mescoliamo. Rum fialetta. Mescoliamo. Centoventi di olio di semi di girasole. Latte, 120, mezza bustina di lievito vanigliato per dolci, mescoliamo. A questo punto andiamo a prendere 50 g di lamelle di mandorle, o se avete farina di mandorle, o se volete frullare delle mandorle bianche senza pellicina. Io ho qui delle lamelle, le vado a rompere con le mani perché sono sottili sottili, e mettiamocele dentro. Ecco qua, mescoliamo. A questo punto prendiamo le pesche che ho qui già pronte e le tagliamo presto presto presto. Questa sta andando a male, vediamo com'è, prendiamo al limite soltanto questa parte qui. Togliamo la buccia e la facciamo a pezzetti. Ecco qua. Allora, vediamo. Carla, non si fa vedere Maria, però la prossima volta Maria la farò vedere. Vero Maria? E almeno la voce, Maria. Forse. Ha detto forse. Latte, che latte uso? Latte intero, tesoro. Metti quello che hai, poi voglio dire. Latte intero, magro, spremato. Facciamo dei pezzetti. Fate ovviamente sempre voi, io ne metterò massimo tre. Quelle un po' più morbiducce. Ecco qua, facciamo così. Le ho preferite tagliare adesso, altrimenti si diventavano nere, anche se le avessi spruzzate col limone, si fanno sempre un po' nere, allora ho evitato e le ho tagliate comunque, anche perché non dovrò infornare, visto che il prodotto io già ce l'ho pronto. Figurati Vincenzo, ciao Maria, dopo leggo il tuo messaggio, non l'ho letto ancora. Allora, fatto questo, mi ripulisco un attimo le manine. Quello che hai fatto a me. Oggi sono canterina stasera. La vediamo. Sì, tesoro, sì, Vanessa. Ciao vita! Ho delle pesche mature, bravissima, la farai domani. A questo punto, cosa facciamo? Buonasera, Peppe! Carissimo a te! Che cosa facciamo? Ecco, questa è una musica un po' che ti appartiene, Peppe, che ti piace anche a te. Oh no, la Napoli. 300-320 grammi di farina 00. Mescoliamo. Velocemente. Sì. Hanno entrambe gli occhi azzurri. Ciao Lia, buonasera. Le mie figlie tutte e volte due gli occhi di, insomma, chiari, ma anche mio marito ha gli occhi chiari, quindi non poteva essere diversamente.
Ciao Gio, da Modena, un bacione da me, da Procida e da tutti noi. Ciao Elio, stasera senza sax. Stasera abbiamo un'altra musica ancora bella, comunque bella. Allora, il composto è questo. E andiamo adesso a prendere uno stampo da 26 cm per quello percostato, un pochetto un po' più alto, come i bordi più alti. Andiamo ad imburrare, come faccio io con lo spray. Vi faccio vedere. Bene? Eccoci qua. Mi sto imburrando anch'io. Allora, andiamo? Vediamo. Fabrizio, anche a te, Anna, Simona, Carla, eccoti, la volta scorsa non ho fatto in tempo a vederti, un bacione Carla. Allora, vedete il composto come deve risultare? Andiamo a vessarlo. Eccolo qua. A posto. Andiamo a tagliare delle fettine giusto in superficie, va bene? Ma giusto giusto per. Allora, tagliamo sempre, togliamo la buccia. Concetta, Gennaro, un saluto da Tenerife, mamma mia che bello! Vi saluto, saluto tutti voi. Ecco Angelina, le Canarie. Angelina, un bacio. Allora, facciamo delle fettine e andiamo a decorare giusto giusto. Femmina, oh mio zucchero, per questa faccia d'angelo. Allora, qui ancora fa caldissimo, tanta gente, tanti turisti. Rosaria, un bacione. Anna. Ti voglio bene, t'odio, non te posso scordare. Mi piacciono queste canzoni, io ci vado pazzo con queste canzoni qua, che già fa. Anche col sax, Elio. Però stasera mi sentivo in vena di un po' di questa musichetta qui, che mi appartiene, che è mia, no? Allora, facciamo giusto giusto così e poi facciamo così una spolverata di zucchero al velo e questa qui via in forno a 170 gradi quello ventilato, 160 quello statico, per 40 minuti da controllare. Fate attenzione che si colorerà, la superficie diventerà bruna, scura. Allora voi che fate? All'interno è ancora un pochetto umida. Allora che cosa fate? Mettete una carta a alluminio su e continuate la cottura per altri 10 minuti, in modo che su rimarrà in quel colore e non si brucia e all'interno si asciugherà. Va bene, quindi 40-45 minuti, attenzione, fate attenzione sempre, controllate con lo stecchino. Ciao Gennaro, bella Naura, bella Naura. Ciao Giuseppina. E quindi questa io dopo l'andrò a infornare. E siamo a due di pesche qua, ne ho fatte già una, vi faccio vedere quella finita, da completare con voi. Allora. Questa è la torta di pesche, guardate com'è morbida. Adesso la completiamo insieme. Che cosa facciamo? Semplicemente, e andiamo a aprirne un pezzo, zucchero a velo, lamelle di mandorle, ecco qua, giusto giusto per, e poi andiamo a completare con delle fettine di pesca con la buccia. Quindi tagliamo, prendiamo quella un po' meno matura,
andiamola a tagliare tutte a tipo spicchietti, no? Sicuro tutto siente morire. Ecco qua. Aspettate che adesso mi giro. Ci manca qualcosa. Ce la mettiamo una fogliolina di menta. E voilà! La torta alle pesche è pronta. Ecco qua. Ciao Giulia, questa è la torta di pesche. Ciao Maria Paola. E adesso, prima di aprirla, va bene? Adesso Maria farà la brava e mi presterà un attimo il suo cellulare, perché su questo c'ho la diretta. Qui sto facendo, c'ho la musica, Maria mi presterà il suo telefono, perché devo fare un attimo la foto, altrimenti se io la taglio, poi non riesco a pubblicarla e per intero. Amore, me la presti un attimo? Metti la fotocamera? Allora, qui facciamo la foto. E dopo ve la faccio, ve la apro, eh? Così vi faccio vedere anche io come faccio le foto. Vieni amore. Oh, aspettate. Forse questo lo togliamo. Lo togliamo proprio. Che non mi piace. Facciamo così. Un po' di pazienza, eh? Ecco qua. E Mari. Poi Mari, quando suona giù verso per te. Ecco qua, dopo facciamo un attimo anche all'altra. Allora, questa qua, ciao Giuseppina, questa qua è quella alle pesche. Adesso vi faccio vedere quella lì. Mari, non togliere la mammina che devo fare la caprese, un attimo. La volete vedere la caprese al limone? Faccio vedere. Adesso lì vedete scritto al contrario, però c'è caprese. Eccola qua. Guardate com'è carina, quindi ne ho fatte due, avete scelto voi di fare quella alle pesche. Adesso un attimino solo che vi faccio anche questo qui. Vieni Maria, mamma, dammi un attimo il telefono, così la facciamo intera e tagliamo il pezzo e ve lo faccio vedere. Ecco qua. E dopo me le inoltri, va bene Maria? Va bene Maria? Sì. Ah! Ecco qua. A posto, grazie Maria. Siamo pronti per tagliare, per il taglio? Quale tagliamo prima delle due? Quella delle pesche. Dai, tagliamo quella delle pesche. Quella delle pesche avevo pensato di mettere una fettina in questo piatto turchese. Io amo il blu, il turchese, questi colori mare, no? Allora, questo piatto andiamo a mettere, in questo piatto andiamo a mettere una fettina di torta morbida. Andiamo! Guardate come si taglia, com'è morbida. Aspetta, tutta storta, ma ve la faccio vedere. Si vede? Guardate com'è morbida, ok? Aspettate. Che do un taglio netto e deciso. Ecco qua. Prendiamo la spatolina. Quando suona giù verso per te. Ecco qua, come la vado a decorare? Allora, facciamo così. A posto. Guardate. Già di... Guardate qua, guarda.
Bella, vero? Ecco qua. Vediamo l'altra. E invece l'altra dove la metterò? In una stella di mare, guardate com'è bella. Caprese è un dolce. A proposito, poi vi faccio vi do la ricetta, perché quando mia mamma faceva questa ricetta qua della caprese, usava mettere soltanto la farina di mandorle o quella già acquistata, lei le frullava, quelle senza pellicina, e usava solo mettere quella, per cui è anche una ricetta gluten free, free gluten, come si dice, senza glutine, va bene? Quindi alla fine potete mangiarla perché ha delle intolleranze, la possono mangiare un po' tutti, va bene? Quindi non c'è farina, ma solo mandorle frullate, quindi è senza glutine. Andiamola ad aprire un pezzo. Resta con me. Ecco qua, ve la faccio vedere per chi si fosse connesso adesso. Andiamo ad aprire una lettina. Coltello. Questa è molto morbida. È morbida, umida, perché così è la caprese. Voi sapete che la caprese è un dolce campano, ovvero di Capri. La versione originale è quella al cioccolato con le mandorle, poi col tempo è stata rivisitata e hanno fatto anche questa versione al limone. Va bene? Quindi prendiamo una fettina, quindi è bella, friabile fuori, ma morbida e umida all'interno. Eccola qua. Non mi importa la passata. Resta con me. Poi deve essere bassa, non deve essere alta, guardate. E questa è la caprese al limone. Ci tenevo a farvele vedere entrambe, visto che comunque ne avevo fatte tutte e due, e mi sono detta, ma sì, perché non farle vedere entrambe? Allora, di questa vi posterò la ricetta. Ovviamente la prossima volta, tra qualche giorno vi posterò la ricetta, e domani vi posterò invece la ricettina della torta di pesche. Bellissima! Vi piace il piatto a stella? C'è anche uno col pesciolino, vi faccio vedere. Ta-da! Mi piacciono queste cose qua, bello, vero? Poi comunque il colore è turchese, il blu del mare. Tesoro, ma io te la faccio da nuovo a nuovo, quale conservo una fetta, è vero? Chi è? Ciao! Gaetano, buonasera, guardate anche questa altra carina. Beh, questa qui se ne trovano in tranquillità, però sono i limoni nostri di Procida, questo poggiamesto di bellissimo, vero? Allora, che dire, stasera mi sono divertita anche a cantare con voi, mi sono divertita tanto, anche perché con la vostra compagnia, la vostra compagnia è meravigliosa, è vero? Allora, che cosa facciamo? Condividete la diretta, perché sono due ricette al bacio e veloce veloce una favola. Condividete la diretta, seguite la pagina, lasciate un like, un commento, quello che volete, va bene? Averica, io non sono bravissima, io sono felice perché ci siete voi, è vero? Sono felice perché ci siete voi e siete sempre in tantissimi. Grazie Libera, Miriana, grazie. Allora, ci vediamo giovedì prossimo per una ricetta salata veloce veloce sempre, e io vi saluto con la caprese. Ciao Agnese, grazie. Maria Zumo, grazie. Una fetta anche per me, con piacere. Vedete? E questa è quella delle pesche. Tu luna, luna, tu luna caprese. Allora, che dire? Cantando, sorridendo. Sono felicissima di essere con voi, quando faccio le dirette con voi sono super contenta e penso che si vede, no?
Quindi vi saluto con un grossissimo bacio, un abbraccio virtuale a tutti quanti voi. Condividete la diretta, ci vediamo giovedì per una ricettina salata, a breve spero faremo un altro evento, io dopo vi saluterò tutti quanti uno a uno. Adele, grazie per i tuoi biscotti bellissimi e di sicuro buonissimi, bravissima, veramente grazie di cuore. E mi raccomando, seguite anche YouTube, Instagram e blog di Giallo Zafferano, mi raccomando, sempre con i sapori di Procida di un tempo. Vi lascio, non vorrei, ma devo. Un bacio e a giovedì. Ciao!